Sì, pronto? Sì. Sì, mamma, sì. Sì, ti ascolto, sì. No, no, sono solo, sono solo. Sì, dimmi. Sì, ho controllato, ogni volta controllo. Dietro ogni scatola che ci sia scritto senza olio di palma. Sì, ho 57 anni, mamma, con tutto quello che mi sono preso da giovane, l'olio di palma mi fa da diuretico, capito? Ma va bene, ok, scusate, scusate, le mamme purtroppo si preoccupano sempre, no, dei figli. Per esempio l'olio di palma, ce l'hanno fatto mangiare per anni, interi, 20 anni, 30 anni, adesso hanno detto che fa male l'olio di palma. Quanto ne ho mangiato io? Ecco perché mia mamma da bambino mi diceva: io ti voglio bene, io sei il mio preferito, tu sei il cocco de mamma. De volte se sbagliava, vieni qui, cocco de palma, e de mamma. Il cibo, noi italiani il cibo è la prima cosa. Sentiamo sui telegiornali, nelle radio, il pourparler al bar con la gente, non si può mangiare più niente perché ci hanno detto che tutto quello che abbiamo mangiato e quello che stiamo mangiando fa male. E il pollo c'ha aviaria, e il maiale c'ha influenza suina, e la mucca è pazza, la pecora è esaurita, il coniglio è incazzato nero, ma che non si capisce più niente. L'acqua potabile non si può più bere perché è piena di calcio. Io ho aperto il rubinetto per uscire l'abbonamento a DAZN, cioè vi rendete conto o no? Io l'ho dovuto anche pagare. Il pesce, non si può più mangiare perché è pieno di mercurio. Dai, per cortesia, io ho visto gente misurarsi la febbre con la spigola sotto al braccio. Dice, quanta la devo tenere? Norata, norata in quarto, quanta la devo tenere? Ma il nostro Signore, il Maestro, perché anche il pane adesso, il pane bisogna farlo senza le farine, il vino è pieno di additivi, ma il pane e il vino sono i due elementi fondamentali del cristianesimo. Ma il nostro Signore, quando ha moltiplicato il pane e il vino, ha moltiplicato il pane e il vino. Non è che ha moltiplicato il pane senza glutine e il vino senza uva. Io mi sono immaginato l'ultima cena oggi. Nostro Signore a Pietro: Pietro, che cosa c'è da mangiare questa sera? Guardi, Signore, visto che adesso fa tutto male, ho pensato a un bel piatto di farro, va bene? Come secondo semi di girasole e poi yogurt magro a volontà. Che il nostro Signore se l'è guardato e dice: Pietro, allora, a parte che questa è la prima e l'ultima di cena, perché se devi cucinare così, lascia aperte. Ma poi io dopo cena non mi devo fare il bagno, mi devo fare stare leggero, io non me lo faccio il bagno. Pie, ti sei dimenticato che io ci cammino sull'acqua o no? Perché non si può mangiare più niente. E poi giri e vedi Masterchef. Hai sa Masterchef? Non si trovano più i prodotti, quelli di qualità? Masterchef, allora prendete del pomodoro pachino, mi raccomando che sia pachino, originario del paese pachino, in provincia di Siracusa, va bene? Prendete della pasta di Gragnano, la vogliello, trafilata in bronzo, di grano duro, mi raccomando, altrimenti scuoce. Poi prendete del gamberone spagnolo, mi raccomando, spagnolo, in mezzo alle cozze e alle vongole, lo vedete se è proprio originario della Spagna, perché a un certo punto si alza con due vongole, quando si è mareato l'ore, lo vedi che è proprio quello che è fresco, va bene? Poi prendete del vino del Monte Pulciano, va bene? Che sia del Senese, la Casa Banfi, via delle Botte, la quarta a sinistra, citofonare sommelier, se il sommelier non c'è, citofonate la portiere perché tanto lei c'è sempre. E voilà, il piatto è fatto. Ma 480 euro costa quel piatto. Devo andare a Pachino col treno, dove la Pier Gamberone? Ma tu non sei Masterchef, tu sei Mastercard. Chiamate Mastercard, io capisco. Te lo faccio quel piatto con quello che trovo sotto casa però, perché i prodotti italiani non ci stanno più. Va bene, allora prendete il pomodoro, va bene? Mi raccomando, pomodoro cinese, deve essere cinese, pomodoro Pechino, va bene? Prendete il pomodoro Pechino, poi prendete uno scorfaro del Mar Morto, o vedete, invece che i pinne così, c'è là così, è morto. Per insaporirlo non serve l'alloro, metteteci proprio la corona, ok? Poi la pasta la svogliello, a svogliello proprio, vedete, non gli va, non scuoce, non bolle, proprio è svogliello. Se gli va, si tuffa dentro l'acqua, altrimenti rimane fuori. Il vino, un Monte Pulciaro, la Casa Buffi, via del Postadato 24, citofonare, Equitalia. Voilà, e il piatto è fatto. Ma poi perché Masterchef? Perché dobbiamo parlare con le cose in inglese? Come si dice, visto che parlo di cibo, dobbiamo parlare come mangiamo, come mangiamo. C'è una confusione, gente dice: domani vieni a casa mia che do un party. Ma se parti e venga a fa. Che poi citofono non c'è nessuno. Ci ha visto ieri? Io vado a dormire presto perché domani mattina ho un training. Oh, controlla che c'ho Shoperong. Ma io il massimo ho sentito due dire: stamattina mi sono alzato, sto ancora in una fase REM.
te, io mi sono svegliato qui, quindi basta! E viva il Made in Italy! E dai, sì. Grazie, grazie. Antonio Giuliani! Bravissimo! Vado a mangiare. Ah, a mangiare. Ma io quando mangio, sì, quando sento Antonio Giuliani, mi sento positivo, come il prossimo comico che è il paladino della total positivity. Sì, perché ci insegna da...